Ciao, brava gente, che bello, mi faccio un'uscita e per questo ho deciso che prendo la roncola. Sì, però anche l'accetta. No, è meglio la roncola. O l'accetta. Roncola o accetta. Roncola o accetta. Roncola o accetta. Roncola o accetta. Bene, sono andato a prendere la testa di scorta. Quindi, oggi abbiamo qui una roncola vecchia da sistemare, il manico è da rifare, si vede. Anche questa ha il manico da rifare, cioè, questo qua si può togliere. Gliene ho messo uno giusto per fare il video, perché quando le ho guardate e ho deciso che le mettevo a posto, mi è venuto un dubbio, ma se io dovessi prenderne una, cosa prendo? E allora ho cercato di fare un elenco di attività che può capitare di fare in outdoor e adesso facciamo una sfida a punti come quella che ho fatto per i Vittorini, che se non ve la ricordate ve la metto qua per chi non l'avesse vista. Allora, cominciamo. La prima attività, piantare paletti. Allora, adesso facciamo finta che questo è un paletto da piantare. Io con l'accetta ci do giù così ed è veramente un po' un martello. Con la roncola rischio che rovino il picchetto e se do così non sono molto efficiente. Quindi, primo punto, accetta. Poi, spaccare, boh, l'accetta è il suo lavoro, spaccare. La metti qui, poi una volta che è entrata, se il pezzo non si è aperto, gli dai ancora da sopra con qualcosa, apre bene. Però anche la roncola, se tu ti metti ipoteticamente qua è pieno di roba. Comunque se ti metti rialzato in modo che la punta quando sei verso il fondo non vada lì, riesci a spaccare anche con la roncola. Non bene però come con l'accetta. Però c'è da dire che soprattutto per chi è le prime volte che usa, sono veramente sporche, sono vecchie. Se con l'accetta sbagli il colpo e batti sul manico rischi di romperlo, mentre la roncola non la rompi proprio. Diciamo che essendo usato da uno che sa quello che fa, va meglio l'accetta. Quindi, poi scavare. Scavare l'accetta rovina il filo se pensi di scavare così. Puoi usare il manico, però rovina il manico. Mentre invece la roncola, se hai dei guanti, cosa che comunque bisognerebbe sempre avere, la impugni così e puoi scavare e ti fai la tua base pulita per il fuoco. Quindi, la roncola, un punto. Abbattere, ok, abbattere di nuovo l'accetta nel suo, non ha limite sul diametro della pianta da abbattere, ovviamente non è che uno si mette ad abbattere un piantone così, tiri giù dei piantini così secchi per farti il fuoco, quindi in questo caso qua può funzionare anche la roncola, perché comunque ce la fa a spaccarli, quindi abbattere pari e passa. Fare la punta ai paletti, bene. La roncola si può impugnare così, se è fatta di un buon filo, e questa non ce l'hai, non ti dico che proprio. E fai la punta ai paletti, è abbastanza comoda. Però anche la roncola ce la fa. Ma, scusatemi, questa è la mossa per fare i pedestrini, lo vediamo dopo. Comunque sia, dai, picchi così, girando, e fai la punta ai paletti. Lo puoi fare anche con la roncola, con la solita limitazione che ti devi mettere rialzato in modo che la punta ci passa. Pari e patta su questo discorso, non metto pallini. Featherstick, ora veniamo ai featherstick. Bene. Impugnata così puoi fare il featherstick tranquillamente, se la accetta al filo. Ma li puoi fare anche con la roncola e la tratti come se fosse un coltello. Di nuovo pari e patta. Trascinare tronchi. Cosa succede? Che tu ti tiri giù quel piantino che dicevamo prima morto. Poi è lungo. Come fai a portarlo? Con la roncola la pianti sulla punta, poi ti giri così e lo trascini. Cosa che viene molto più difficile fare con l'accetta, perché lo puoi anche fare, ma ogni due per tre si sgancerà. Quindi qua, punto alla roncola. Robustezza, durabilità. Allora, robustezza vince per forza la roncola, perché qua basta un colpo sbagliato e fai partire il manico. È inutile dirlo, cioè puoi tutto ferro, come vedete rimane perfettamente usabile anche se il manico se n'è andato a brave donne. Tutto ferro.
quindi. Poi, portabilità e peso. Allora, qua ovviamente è riferito a due taglie medie, che sono quelle che si usano. Pesano grosso modo uguali, leggermente di più forse la rompono. No, perché qua l'accetta un sacco di metallo. Ma facciamo che pesa un po' di più la rompa, così assegniamo il punto all'accetta e andiamo pari. Come portabilità anche gli agganci, ognuno c'ha il suo. Qua della custodia ne parliamo dopo. Quindi diamo la punta, il punto all'accetta perché pesa un po' meno. Taglie medie, come ho detto, oggigiorno di queste ad esempio ne esistono di ogni taglia, con i manici in plastiche particolari, vuoti, cioè io parlo di due taglie medie di utensili, di quelli che si usavano nella tradizione nostra. Quindi, robustezza, portabilità, peso, l'abbiamo messo, messa in sicurezza barra custodia, ecco qui vince l'accetta, perché l'accetta con un pezzo di pelle piegato in due, hai fatto una custodia, mentre invece qua se non ce l'hai e te la vuoi fare tu è già un po' più complessa, devi già avere una manualità un po' più buona per fare una custodia in pelle, quindi questo punto qua va all'accetta. Camminata in salita o discesa? Allora, non so se vi è mai capitato di camminare su delle pendenze che sarebbe veramente utile avere un appiglio per tirarti su, oppure per scendere avere un appiglio al quale affidarti per fare un salto di mezzo metro magari senza dover saltare con il rischio di scivolare e prendere giù per la scarpata. Ecco, allora in questo caso qua va meglio la rompola, perché ovviamente è fatta a uncino, quindi permette l'aggancio, cosa che lo permette anche questa come uncino e anche con una larghezza simile tra l'altro, però solo su piante piccole, alla base di piante piccole. Mentre invece se c'è un piantone così, con questa non ti agganci, con questa fai una piccola ferita alla pianta, che però se è grossa così ha il 99% ancora di fibre che portano sulla linfa, la pianti e ti puoi o tirare all'insù o accompagnare in discesa. Quindi sotto questo aspetto qua vincerà roncola. Sramare è più difficile con un'accetta, sramare. Lo fai però, invece qua dai giù colpi decisi, qualsiasi punto della lama che prendi ha comunque avuto un effetto, e poi questa qua, quindi sramare, rompola, scortecciare, idem, quindi rompola, perché scortecciare con l'accetta è molto più difficile, si rischia di incidere il legno, mentre invece se vuoi togliere proprio solo la corteccia lavori con questa zona qua o dipende da quanto è il diametro della pianta, comunque questo tipo di approccio è molto più redditizio e preciso. Quindi adesso spero di non aver trascurato nessuna attività importante, piuttosto scrivetemelo nei commenti, però di fronte a queste attività quella che va genericamente meglio, se dobbiamo sceglierne una e solo una, è la roncola. Certo è che ogni volta che si esce sai dove vai, sai come è fatto più o meno il terreno. Quindi ci sarà la volta che preferisci un'accetta e la volta che preferisci una roncola. Questa era solo una sfida per valutare qual era il più genericamente utile tra questi due utensili. Spero che vi sia piaciuto, alla prossima!